Burata Sinatta, abbigliamento e scarpe bimbi da 0 a 12 anni a Casal Fiumanese in via di Vittorio 2B. Scarica l'app di Burata Sinatta sul tuo cellulare per essere sempre aggiornati sui nuovi arrivi in negozio. Tante promozioni esclusive riservate a te. Albergo Ristorante Pizzeria La Pergola in Corso Europa 47 a Fontanelice. www.pergolafontanelice.it. Salone Rosanna a Fontanelice in via 8 dicembre 28. Specializzato in cura delle anomalie di cute e capello e sostenuto da dermotricologa di successo. Ama trattare con prodotti naturali e italiani. Lavanderia e stireria Miriam a Fontanelice in Corso Europa 57. Si effettuano servizi a domicilio gratuito in tutta la vallata. Inoltre si esegue anche solo la semplice stiratura del bucato. Bucato che da oggi puoi lavare ed asciugare nella lavanderia Ser Service, aperta in orario continuato dalle 6 alle 23, sempre adiacente alla lavanderia Miriam. Da oggi i panni sporchi non si lavano più in famiglia, ma si lavano da Miriam. Vi aspettiamo! Amici di Televallata, siamo a Fontanelice. Come da tradizione, il lunedì di Pasquetta c'è la sagra della pie fritta, gustosissima piadina fritta e l'immancabile corsa dei somari. Alle mie spalle ci sono gli sciuccarenne, il corpo bandistico di Brisighella, ospiti oggi, allieteranno questa bellissima giornata insieme a tanti stand gastronomici. Andiamo a scoprire insieme questa bellissima sagra. Sessantesima edizione della sagra della pie fritta Fontanelice, ci siamo col presidente Bittini Stefano, come sta andando? Benissimo, andiamo a tutto busso. A tutto busso, vedo che siete già all'opera, con la spronella la tagliate, poi viene fritta, viene impacchettata, insomma ognuno col suo compito. Esatto, la scegliettiamo, poi c'è la distribuzione offerta libera. Mani sapienti, ma vedo anche tecnologia, c'è una friggitrice automatica. Quest'anno abbiamo una friggitrice automatica, anche se uno non è abituato a friggere, basta caricarla e può fare qualsiasi. Si velocizzano i tempi. Esatto, a parte quello è proprio perché i giovani d'oggi non è che sappiano operare le ramine una cosa o l'altra. E a sopperire alle mancanze. Però vedo che ci sono anche molti giovani a cui state insegnando questo mestiere. Beh sì, ci danno una mano a fare i secchetti, a insacchettare la piadina. Per fortuna che ci sono, sennò. Per non fare morire le tradizioni. Anche, però ci troveremo in difficoltà perché gli anziani purtroppo fra chi si ammala, fra chi viene a mancare. Parliamo un po' di numeri, quante piadine friggete all'anno? Ma nella giornata di oggi come pezzatura saranno 10.000-12.000 pezzettini. Una macchina per funzionare ha bisogno di tanti elementi, in quanti siete? Ma direi che nel giro della sagra cioè girano dalle 60 alle 80 persone, facciamo delle rotazioni. E vi dovete anche impegnare i giorni prima per preparare? Prima, i giorni dopo e poi quando anche facciamo le uscite. Anche durante l'anno, altre uscite? L'anno non siamo sempre gli stessi, ecco. Però un buon numero, ecco sì. Cioè, siamo un po' obbligati ad andare fuori a fare delle uscite per reperire qualche soldo, per pagare poi il giorno successivo per riuscire a fare la sagra, perché non sempre con le offerte libere si riesce ad incrementare quello che è la spesa, eccoci. E se c'è un utile? E se c'è un utile va tutto in beneficenza. Questo è importante. Abbiamo arredato la scuola media con i banchi, abbiamo pagato delle lavagne multimediali per le scuole elementari e medie, principalmente per le scuole, le feste, donando la piadina e la mano d'opera, che loro fanno un incasso e noi le diamo gratis. Eccoci. Una volta effettuato l'impasto bisogna tagliarla meglio a mano con lo strumento apposta che si chiama la spronella. Esatto, la spronella si chiama. E voi la tagliate? Noi la tagliamo, ci facciamo un tagliettino in mezzo, esatto, perché sennò si sbriciola tutto, poi va fritta e perfetto. E buon appetito. Una sagra antica di vecchie tradizioni ma anche con molti giovani che lavorano, vero?
Sì. Voi siete state impacchettando le piadine? Sì, sì, e le stiamo mettendo nei sacchetti per poi venderli. Per venderle. Quindi si parte così, poi tra un po', gli anni prossimi, magari imparerete anche a friggerla. Magari. Perché se non ci siete voi giovani, noi siamo fritti qui, ci voglio. Se impariamo a friggerla, dopo ci sarà una mano in più da tutti. Lei da dove viene? Da Mordano. Vabbè, quindi dalla bassa venite su per la nostra piadina. Sì, apposta. Si stanno litigando la piadina, quindi è buona. È buona, buona, è buon pezzo anche lei. No, da dove venite? Da Imola. Quindi da Imola venite su? In macchina. Tutti gli anni venite? No, no, ogni tanto. Ogni tanto. Poi vedete anche la corsa degli asini dopo? No, no, guardiamo in giro il paese. Perfetto, un po' di turismo a pochi chilometri da casa, però sempre posti nuovi da scoprire. Esatto, e poi c'è anche un po' di mercato, qualche cosa di bello, c'è sempre da spendere. Le donne sempre. Siamo con Antonella che viene da Bologna, quindi è abbastanza lontano, ed è un abitué tutti gli anni? Io sono un abitué perché abito in via Toscana e mi piace questa manifestazione perché vengo sempre e proprio organizzata bene dalla... Come l'ha scoperta lei? Allora, io l'ho scoperto su internet perché una mia amica bazzicava molto e abita qui, allora mi diceva sempre di questa manifestazione che io non ero mai venuta e poi lei me l'ha detto. Le piace? Ecco, mi piace, sì, mi piace molto perché è una festa organizzata bene, ecco. Siamo con Claudio Il Razzo, storico corridore degli anni passati, adesso corre tuo figlio, quindi la tradizione di famiglia che va avanti. C'è una tecnica per cavalcarli in maniera efficace o si fa a braccio? No, no, la fortuna è pigliare il somaro buono che vada, il resto se no, non conta. Non conta niente, no. Sono giunti in piazza i protagonisti di questa bellissima giornata di festa. A Fontanelice, la 60ª sagra della Piefritta, e i protagonisti non potevano che essere gli asini, coi loro coraggiosi e anche un po' ubriachi e divertiti fantini, che tra poco cavalcheranno questi asini per una bellissima gara al campo sportivo. Siamo carichi! Tu di che rione sei? Fornione. Fornione, ricordiamo, sono diversi rioni, tu sei Fornione. Come si chiama l'asino? Ciuchinen. Ciuchinen, quindi origine tedesca. Cioè, romagnolo. Tedesco romagnolo, bene, bene, grazie. Prima dicevamo una festa internazionale, infatti ci sono anche gli indiani. Sì, infatti... I pelle, gli Apache sono qui a provare a vincere. Proviamo a vincere quest'anno. No, non ce la faremo mai, tanto è 3 anni che arriviamo sopra ultimi. Però vedo che state usando la benzina giusta per poter... Ci vuole del gasolio, quello sì. Voi siete il Giro Irione? In Santa Margherita. Santa Margherita, benissimo. E il vostro amico a quattro zampe si chiama? Caruso, il nostro Carus. Caruso, bene. Ecco, vestito da galeotto. Ah, carcerato. Di che rione sei? Campomoro Maddalena. Campomoro Maddalena, benissimo. Meglio. Come si chiama il giovane ragazzo che cavalca? Nuvolari, si chiama Sommaro. Ah beh, Nuvolari, è un nome impegnativo. Un gran pilota. Se non vince bisogna cambiargli nome. Speriamo che vinca, dai. Siamo in alto uniforme qui. Siamo guardie londinesi. Teniamo tutto sotto controllo, tutto sull'attenti. Beh, andiamo a Buckingham Palace con un bel asino. Certo, portiamo gli asini anche in Inghilterra. Mi sembra giusto, per rendere questa bellissima sagra internazionale. Assolutamente, deve diventare famosa in tutto il mondo, siccome siamo già ormai la 60ª. 60ª edizione. Speriamo che si divertino quelli che ci vengono a vedere, che siano sicuramente per tutti. Tutto verde.
te cosa sei? Un alieno, un ramarro? Cosa sei? Ho scivolato dallo spazio per mangiare le più fritte di Fontana, cioè è una cosa... È il buco strategico! Eh beh, per forza, per cioè forza. Dallo spazio veniamo a Fontana a mangiarla perché è una cosa fuori di testa, cioè la piedina fritta di Fontanelice è la piedina fritta di Fontanelice. Sei tu che cavalchi oggi? No, cavalca lui. Cavalca lui. Spero, perché tirare... Vabbè, spero, è ben si ringrado. Sai com'è, è una bella fatica, però è per fare contento sto pubblico qui, questo è altro, cioè nel senso... Diamo la vita per il pubblico, bello. Esatto, cioè io di Fontanelice faccio contento tutto il pubblico, sono contento del mio paese, quindi... Perfetto. Fontanelice è Fontanelice, per me Fontanelice è nel cuore, quindi... Questo verde speranza, insomma, che questa sagra abbia tanta fortuna. Speriamo che vada avanti, continui e nuove leve vengano avanti. Noi aspettiamo che il campo parli. Siete convinti della vittoria? Abbiamo l'asino buono quest'anno. Si chiama? Si chiama Latte Più. Latte Più. Noi siamo i drughi con Latte Più. La benzina universale qui per andare bene è del buon vino e non poteva mancare il vino di Fiumi di Vino. Assolutamente sì, Fiumi di Vino collabora con la Piafritta già da un po' di anni e ci diamo una mano a vicenda, e insomma qui in sommaria anche loro ci danno una mano. Siamo contenti di questo, speriamo insomma che il giorno regga per ora. Il sole, cioè... tempo va bene, la benzina è buona perché tutti gli anni vedo che... È finita, sì. Appunto. Questo è il boss tutti gli anni, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie. Non poteva mancare il responsabile della corsa dei somari, quindi lei si chiama? Antimi Adriano. Antimi Adriano, lei cosa fa? Coordina e gestisce? Sono coordinatore della corsa dei somari, già ormai da 20 anni che organizzo tutti gli anni la corsa dei somari. Quindi ne ha viste lei? Ne ho viste delle cotte di crude, è già 30 anni che sono nel giro, però tutti gli anni abbiamo un gruppo di ragazzi, come vedete anche voi, è entusiasta, non vede l'ora di arrivare il lunedì di Pasqua per fare baracca, per divertirsi, e questo è lo spettacolo che vogliamo dare noi al nostro pubblico. Ecco i vincitori di questa 60ª edizione. Oh, prima intervista prima della gara dicevate che non vincevate, alla fine abbiamo vinto, almeno abbiamo... questa per fortuna. Quindi avevate calcolato tutto dicendo dai, sai, dopo 4 anni forse il costume, non si sa che cosa, l'aria. Ma quindi c'è una strategia o è tutto culo? È tutto culo. È tutto culo. E come si chiama il protagonista? Ma Caruso, perché non è proprio un asino. Beh, oggi però si è comportato bene, quindi stasera relazione doppia di Mangini. Sai, glielo dà poi il padrone.